Parte il gruppo da Miglioni dal Castello per giungere oggi pomeriggio all'abbazia di Montescaglioso. È un percorso progettato da Gal Bradanica e da Parco Murgia, il tentativo di individuare delle offerte turistiche aventi una forte capacità di sostenibilità col territorio e con l'ambiente. Le tappe sono la chiesetta della Trinità sotto Miglionico, poi si passa sul pendio di Monte Acuto, si scende a Masseria San Felice nel territorio di Pomarico, si attraversa la valle del Bradano, le golene del Bradano sotto Pomarico, si giunge sotto Montescaglioso con una piccola sosta a uno dei casili in pietra a secco, si sale a Montescaglioso intorno alle 16, il gruppo dovrebbe essere in abbazia. Questa esperienza molto attiva, molto dinamica, mi piace. Da dove viene? Da Brindisi, cioè provincia di Brindisi. La chiesetta rurale della Santissima Trinità è la prima tappa di questo percorso di circa 25 chilometri, una cappella con affreschi di fine 400 attribuiti al pittore cosiddetto di Miglioni. All'interno della chiesa degli affreschi, con qualche particolarità, molte figure presentano gli occhi accecati. Secondo la tradizione locale sarebbe un rito propiziatorio della popolazione femminile, ecco, usiamo questo termine, finalizzato non si sa bene a che cosa, probabilmente a cercare subito di accasarsi, e però comunque questa tradizione orale qui a Miglionico sembra abbastanza radicata. È positiva questa esperienza, anzi la farei tutte le settimane. La consiglieresti? La consiglio, sì, senza dubbio. L'unica cosa è la natura, la palestra, e qualche altra cosa, e le amicizie. Pure io se va bene il contapassi. Lo uso per dimagrire, Angelo. È vero. Questo percorso è stato progettato e costruito dal Centro di Educazione Ambientale di Montescaglioso ed è finalizzato a costruire un'offerta turistica avente caratteristiche di sostenibilità con l'ambiente, quindi un turismo che possa fare a meno dell'uso dell'automobile, un piccolo contributo di chi fa turismo, di noi tutti, a ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, quindi i cambiamenti climatici, queste tematiche alquanto drammatiche per il futuro. Tutta questa attività, oltre che con Gal Bradanica e Parco Murgia Materana, è organizzata d'intesa con il coordinamento della REDUS. La REDUS è la rete per l'educazione alla sostenibilità della Regione Basilicata, coordinata dal Dipartimento Ambiente e Territorio. Ci sono altre offerte di questo genere, nel senso che da Montescaglioso e da Matera in particolare, ma anche da Suirsina fra qualche settimana, è possibile effettuare altri percorsi di questo genere in situazioni di grande interesse paesaggistico e anche archeologico. Le informazioni le trovate sul sito del Centro di Educazione Ambientale di Montescaglioso oppure chiamando al numero 334 83 698, che è il telefono del Centro di Educazione Ambientale di Montescaglioso, sempre attivo.